Ciao ragazzi, direbbe la Bologna. A proposito, un augurio di un pronto ritorno alla vita normale ai nostri amici bolognesi, emiliani in genere. Quando ci sono queste cose, si è tutti esseri umani più che fratelli, ok? Allora, Napoli 1, Lecce 0. Vittoria sporca per certi versi, difficile perché era prevedibile che dopo le sei sberle incassate in casa con la Fiorentina e Lecce salisse a Napoli con una cazzimma non indifferente. È stata una partita rognosa per il Napoli, molto rognosa. Allora, il Lecce in un paio di circostanze ha sfiorato il gol pure. E poi la risolve uno che per me è uno dei capolavori manageriali di quest'estate, Di Lorenzo. Di Lorenzo era un giocatore sulla graticola, era un appestato fino a quest'estate. Poi Conte ci ha parlato e il ragazzo adesso sembra avere tutt'altre motivazioni. Naturalmente lui ha disputato anche un europeo piuttosto negativo, però mi fa piacere perché fondamentalmente è un bravo ragazzo, Giovanni Di Lorenzo, e tra l'altro lui anche è stato campione d'Europa, lui c'era, mi sa, con Mancini all'europeo del 21. Tra l'altro aveva anche segnato Di Lorenzo, gli è stato annullato dal VAR il gol. Un gol annullato per millimetri, forse perché aveva solo il difensore più vicino alla linea di porta oltre a lui. Il portiere invece era un po' più distante, roba di millimetri in sostanza. Partita difficile, ma queste sono le partite che ti danno paradossalmente la sensazione di stare costruendo qualcosa, di stare costruendo, di star cementando una squadra, di star creando una mentalità. Non è la solita squadra di Conte il Napoli, che tu le squadre di Conte le riconoscevi subito, pronti via, già andavano a 1000 all'ora, già la vedevi sin da subito l'impronta dell'allenatore leccese. Io ho l'impressione che Conte, in quest'anno che è stato fermo, sia molto maturato, e sia diventato più pragmatico. Più pragmatico, quindi a mio modo di vedere, do una notizia a chi sta attendendo il crollo del Napoli. Crollo non ce ne sarà. Conte non crolla. Scordatevelo, Conte non crolla. E tenete presente che questa è una squadra che si deve ancora amalgamare. Insolitamente, ma io penso sia più una questione mentale che tecnica. Tenete presente che il Napoli, Totti, Lukaku, i due scozzesi e Buongiorno, appena arrivati, e Neres, cioè il nucleo storico del Napoli campione d'Italia veniva da una stagione brutta, brutta, devastante dal punto di vista mentale, con tre esoneri, il decimo posto, una stagione nata male e finita peggio, dove in pratica si è raso al suolo, cioè si è raso al suolo e praticamente si è spaccato quell'affresco. Avete presente le vetrate delle chiese, quelle belle affrescate, che sono bellissime da vedere, come era bellissimo da vedere il Napoli di Spalletti. Poi quella squadra a un certo punto, come ho più volte narrato, arriva il momento che si arriva al punto di rottura e basta un nulla per guastare tutto. Ed è esattamente quello che è successo lo scorso anno. Se Osimhen è andato via, pur non avendo acquirenti, è stato dato fuori, evidentemente nello spogliatoio qualcosa non andava bene. E Kvara uguale, me le ricordo gli scazzi con Lo Garcia di Kvara. Conte
Conte sappiamo benissimo che allenatore è. Con Conte, se hai gli scazzi, lui scazza più di te. Quindi ci mette poco a mandarti via a calci nel culo, Conte. E io sono convinto che questo sia un Napoli che non possa che crescere. Perché lui cosa ha fatto? In questo momento, se io provo a immaginare lo spogliatoio del Napoli, io vedo il suo fedelissimo che è Lukaku, e va bene. Lukaku ha sempre avuto bene o male un carattere da leader. Tecnicamente non mi ha mai fatto impazzire, lo ripeto ancora una volta, ma Lukaku ha sempre avuto un carattere da leader. E poi i due scozzesi. Oggi ha giocato Gilmour e ha giocato anche discretamente bene. McTominay, che todi che fa. Oh, raga, se dico una cosa poi gli Juventini si incazzano, allora è meglio. No, gli Juventini poi si incazzano. Pensiamo a quanto è stato pagato McTominay. È comunque uno dal carattere forte, poi sono scozzesi, sono tosti, non si arrendono mai. Ha dato forse quella solidità, lui, Gilmour, lo stesso Buongiorno, quella fisicità, quella solidità e quella mentalità che al Napoli mancava, perché il Napoli ha leggerezza, il Napoli di Spalletti ha leggerezza, era velocità, era calcio che era un piacere. Poi una volta che si è rotto l'incantesimo, sono venuti fuori i problemi. Con questi nuovi arrivi, mirati e secondo me azzeccati, De Laurentiis e Manna hanno voluto apportare in questa squadra quella concretezza di fondo che mancava, pigliando giocatori che qualcosa hanno già vinto, Lukaku, McTominay, Neres a livello nazionale, ma qualcosa hanno vinto. Oltre ovviamente allo zoccolo duro di Lorenzo, Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka. Ora si tratta, perché dico che chi aspetta il crollo del Napoli rimarrà deluso? Perché questi non sono ancora perfettamente amalgamati, ma quando si saranno perfettamente amalgamati, la parte fantasiosa della squadra, la parte tosta e concreta, signori miei, perché il gioco di Conte non lo abbiamo ancora visto. Lui adesso sta gestendo il Napoli in modo allegriano, Conte, paradossalmente. Lui in questo momento sta più adattato, a differenza di altre volte dove lui entrava di rottura alla Juve, all'Inter, al Chelsea, al Tottenham. Lui stavolta è entrato in punta di piedi. È entrato. E a chi dice, sì, ma col Parma se il portiere, sì. Anche a Verona, dove hanno perso 3-0, se il primo tempo finiva 4-0 per il Napoli, non c'era nulla da dire. Poi nel secondo tempo è successo quello che è successo. Cioè, non guardiamo solo quel che ci fa comodo. Poi è chiaro, col Cagliari, con l'Empoli, ragazzi, quante partite vinceva 1-0 il Milan di Capello, magari neanche meritando? Quante partite ha vinto così il Milan di Capello, quello che poi alzò la Coppa dei Campioni in faccia a Cruyff? Ve lo devo ripetere sempre questo fatto. E ribadisco, io, naturalmente da concorrente, temo che una volta che il gruppo si sarà cementato, e lì saranno cazzi per tutti, Inter compresa, Inter compresa, perché questi ricorda un po'. Quello un po', un po', non voglio, non sto dicendo la stessa cosa. Quel che è successo alla Juve metà anni 70, dove noi si aveva una squadra improntata sulla classe, avevamo giocatori di classe ma leggeri, l'unico potente era Bettega, il resto avevamo Capello, Anastasi, Causio, prima ancora Haller, Altafini, eccetera, eccetera. Poi si andava in Europa. In quegli anni andava molto la fisicità, il pressing degli olandesi, dei tedeschi, dei belgi, degli inglesi, poi non ne parliamo, dove il calcio italiano stava veramente in difficoltà a livello europeo di club, più o meno come adesso. Cosa mancava a quella Juve che perse quello scudetto col Torino? Mancava il peso, mancava il mordente, quello che il Torino aveva con
con i vari Zaccarelli, con i vari Danova, con i vari Graziani, Pulici, eccetera, eccetera. Ok? Mancava peso, mancavano muscoli a quella Juventus. E cosa fa? Via Capello e Anastasi, dentro Benetti e Boninsegna. E nasce quella Juve meravigliosa che vincerà il campionato con 51 punti su 60 più la Coppa UEFA. Ecco, fatte le dovute e debite proporzioni, perché stiamo parlando di una delle, secondo me, delle squadre più forti della storia del calcio, quella Juventus. A Napoli sta succedendo più o meno la stessa cosa. A questa squadra mancava, paradossalmente, tolto Osimhen, mancava fisicità a questa squadra. Mancava fisicità. Perché sì, Lobotka, Anguissa, erano giocatori di lotta, sì, ma muscolarmente non erano proprio. Ora, questi giocatori qua vanno a completare, soprattutto vanno a completare il centrocampo, a renderlo con più alternative, più potente fisicamente, più esperto, più cinico da un certo punto di vista. E poi le alternative sulle fasce, ve l'ho detto, Quara al ricambio, Politano al ricambio. Chi aspetta? No, non guardate le prestazioni di oggi, guardate che il Napoli del secondo scudetto, a prestazioni era messo forse peggio di questo. Il Napoli 89-90, quello che iniziò la stagione senza Maradona, che voleva lasciare Napoli col Marsiglia, aveva già l'accordo con Tapi, col Marsiglia, la lite con Ferlaino, il ritorno con quel barbone là in sovrappeso. I napoletani sanno di cosa sto parlando. E mentre i compagni tiravano la carretta, dove il signor Moggi sostituì in quelle partite Maradona con un certo Gianfranco Zola, pescato dalla Torres in Serie C, c'è chi fa talent scout per davvero e chi ha più la fama che i fatti quando ha talent scout. Quel Napoli Bigon giocava di merda. Giocava di merda 1-0, 1-0, 1-0. Poi arriva quella famosa partita con la Fiorentina dove Baggio fa uno dei più grandi gol della storia. Uno dei gol, delle serpentine, secondo me. Più bello ci ho visto solo il gol di Ronaldinho a Madrid e ovviamente gli 11 tocchi di Maradona, ovviamente. E il gol di Ronaldinho nel Clasico. Stasera si guarda il Clasico e ci sarà video. Si guarderà le qualifiche. Sarà una lunga notte, ne approfittiamo che cambia l'orario. E niente. Brutto, sciapo, rognoso, ma vincente. Ma vincente. E quel Napoli che giocava male all'inizio e che aveva Maradona che faceva le bizze, Careca e Alemão reduci dalla Coppa America d'estate, dalle qualificazioni mondiali, tardò a ingranare, però fece gruppo, i vari Zola, Crippa, Carnevale, Baroni, Marco Baroni, che segnò il gol decisivo con la Lazio quell'anno lì, il gol dello scudetto segnò Baroni di testa contro la Lazio. Poi, pian piano andarono in forma Maradona, Careca e Alemão e fu scudetto con le recriminazioni del Milan, la moneta di Alemão, l'arbitraggio di Verona. Piccola cosa, cari milanisti, io vi stimo, ma bisogna anche ricordare il gol non gol dato al Bologna, lo stesso giorno della monetina di Alemão. E un Milan-Juve 3-2, dove il signor Van Basten ebbe un calcio di rigore piuttosto generoso, ok? Quindi ricordiamoci tutto, non solo quello che ci fa comodo, ok? Il Napoli di quest'anno. Sapete paradossalmente l'unico dubbio che ho qua è del Napoli? Lukaku, l'attacco centrale, Lukaku. Non lo so. Sì, il suo lo fa, però attenzione, già così il Napoli sarà competitivo, già così il Napoli sarà competitivo, non dico fino alla fine, ma sarà competitivo. Se Lukaku
che già vedo dimagrito, se Lukaku torna in parte quello che si è visto all'Inter con Conte, occhio che a questi non li prendi più. Se Lukaku arriva ad arrivare lo stesso o in parte lo stesso livello di forma che ha avuto nei primi 2 anni all'Inter, questi non li prendi più. Non li prendi più. Perché guardate, da quando non prendono gol? Da quando non prendono gol? Signori, può anche non piacere, ma se non prendi gol non perdi. Può anche non piacere. Tanto prima o poi quello che te la butta dentro, loro ce l'hanno, loro ce l'hanno. Kvaratskhelia, Politano, Neres, Lukaku. Simeone, Raspadori, 6 ne hanno e noi ne abbiamo uno sputato. Quindi, cari signori, brutta, il Lecce ha fatto una dignitosissima figura, per carità di Dio. Tutto quello che volete, attacco non brillantissimo, però l'hanno portata a casa. L'hanno portata a casa. Lo so, ora qualcuno, ma anche la Juve di Allegri l'anno scorso. Ragazzi, non facciamo paragoni che non esistono. Avercelo noi il centrocampo che hanno loro l'anno scorso, avercelo noi il centrocampo che hanno loro quest'anno. Avercelo noi. Non tanto l'attacco, dove pure secondo me sono un pelino superiori a come eravamo noi l'anno scorso. Non tanto l'attacco quanto il centrocampo. Anzi, sono superiori per soluzioni e forse anche per interpreti. Avercelo noi quel centrocampo l'anno scorso, ragazzi. Quest'anno vedremo. Perché il beneficio del dubbio è giusto concederlo. Fatto sta che questi vincono. E chi si aspetta il crollo rimarrà deluso. Magari non vincono lo scudetto, ma scordatevi che questo crolla. Scordatevelo proprio. Dipende molto dagli avversari. Se l'Inter ci batte domani, e allora, se non dovesse essere così, questi vanno già in fuga, Questi vanno già in fuga. E poi ribadisco ancora una volta, ragazzi, occhio a non dare per morto il Milan. Occhio a non dare per morto il Milan, perché se poco poco aggiustano la fase difensiva, anche se hanno dei problemi nello spogliatoio, tutto quello che volete. Occhio che la storia del calcio è piena di gente che non si parlava nello spogliatoio, che poi ha vinto. Occhio che la storia del calcio è piena di questi esempi. È piena, piena, piena. Perché delle volte può essere un handicap, ma delle volte può essere un vantaggio. Perché ognuno gioca per dimostrare qualcosa in più dell'altro nella stessa squadra e nascono le squadre vincenti. Occhio a questo Napoli, occhio veramente a questo Napoli. Magari non vincerà lo scudetto? Non lo sappiamo, ma di certo non arriverà il crollo che più di qualcuno si sta aspettando. Ok? Ma gli scontri diretti, uno, non è detto che li perdano, uno. Due, la Serie A 20 squadre ci insegna che gli scudetti, specialmente quando non c'è una superiorità spiccata di una squadra, si vincono con le piccole, non negli scontri diretti. La Juve del 5 maggio, vi voglio ricordare, vinse l'unico scontro diretto con il Milan a 4 partite dalla fine. L'unico scontro diretto a 3-4 partite dalla fine, con il Milan 1-0 su autorete. Su autorete. Con l'Inter 2 pareggi, con la Roma 1 pareggio e 1 sconfitta, con la Lazio 1 pareggio e 1 sconfitta. Ricordate le cose. Occhio che gli scudetti si vincono con le piccole. Un esempio? Un esempio? La Juve con l'Atalanta quell'anno ci fece 6 punti. L'Atalanta all'epoca si doveva salvare. 6 punti. L'Inter ce ne fece o 1 o 3.
La Juve col Venezia fece 6 punti, la Roma ne fece 4. Classifica finale, Juventus 69, se non ricordo male, Roma 68, Inter 67. Allora, cos'è che conta? Perché se facciamo la classifica avulsa degli scontri diretti di quell'anno lì, lo scudetto lo vince l'Inter, che fa due pareggi con noi, una vittoria e un pareggio con la Roma. Noi arriviamo terzi quell'anno lì, se diamo retta agli scontri diretti. E invece non è così. Ok? Iscrivetevi al canale. Occhio a questo Napoli. No, la camicia azzurra pure. Occhio a questo Napoli. Non aspettate il crollo perché non avverrà. Magari non vincono, ma non crollano. A dopo.